Mister di latte in un campo storicamente difficile come quello di Bragno, dove in pochi fanno punti, tornate a casa con un pareggio, come giudichi questo 0-0? Guarda, io penso che la partita sia da dividere in un primo tempo nettamente a loro favore, con un rigore secondo me che era inesistente, però loro ci hanno messo in difficoltà soprattutto su degli errori nostri singoli di fraseggio, che su questo campo non si può assolutamente fare. Purtroppo avevamo preparato la partita in un determinato modo, a fine primo tempo abbiamo, diciamo che con lo staff abbiamo ricordato un po' quello che dovevamo fare in modo un po' più deciso, e devo dire che il secondo tempo comunque li abbiamo messi in difficoltà, e sono contento di andare via comunque con qualcosa da qua, perché non è mai facile venire qua, perché loro davanti sono veramente bravi, si muovono molto bene. Mi spiace un po' le ultime due occasioni, perché un po' di fortuna, uno prende la palla sull'anca, finisce sul palo, magari un mezzo rimpallo poteva anche finire dentro quelle due occasioni, però sono contento perché il secondo tempo secondo me abbiamo fatto un buon secondo tempo. Mercoledì nuova trasferta in Valmorbida a Pallare. Santocese ha vinto il suo recupero quest'oggi, quindi nella zona playoff c'è sempre una grande lotta. Ah, io lo dico sempre, è un campionato difficilissimo, poi più squadre siamo meglio è, perché quindi ci si lotta e si tiene alta la concentrazione, e adesso ci prepariamo per questo recupero a Pallare, sperando di fare anche lì un buon risultato e una buona prestazione.